Perché è importante investire nella ricerca spaziale? Quali sono i benefici che ne potremo trarre? Centinaia di oggetti che utilizziamo tutti i giorni sono nati proprio grazie alla NASA e ai suoi ricercatori. Dagli strumenti a batteria alle scarpe sportive, vedremo 5 oggetti nati dalla ricerca spaziale. Questo e molto altro su Cosmos. 3, 2, 1, 0, all engine running. Strumenti a batteria senza filo. Tra i compiti più importanti svolti dagli astronauti sulla Luna, c'era la raccolta di campioni di roccia lunare dalla superficie, ma anche dallo strato profondo. Per farlo, si è dovuto sviluppare una specie di trivella in grado di estrarre campioni a ben 3 metri di profondità. La trivella doveva essere molto efficiente, leggera e compatta. Soprattutto non doveva sfruttare l'energia del modulo lunare, ma avere una propria fonte di energia indipendente. Fu grazie a queste richieste della NASA che la Black & Decker inventò utensili con batterie interne, in grado di svolgere mansioni pesanti senza alimentazione esterna. Questi utensili ora vengono usati non solo in ambito casalingo e lavorativo, come avvitatori, trapani, decespugliatori, ma la stessa tecnologia viene trovata in sale operatorie per le strumentazioni chirurgiche. Tutto è nato dalle missioni Apollo. Le scarpe sportive moderne. La scarpa da ginnastica, con capacità di assorbire gli urti, di essere flessibile e stabile, è nata dalla tecnologia della tuta spaziale usata sulla Luna. La tuta spaziale deve essere pressurizzata e rigida, ma deve essere anche flessibile per permettere all'astronauta di muoversi. Perciò, in prossimità delle articolazioni, furono messi una sorta di soffietti a fisarmonica, che si espandevano e contraevano ad ogni movimento. Questa soluzione, assieme a vari materiali, fu adottata nelle scarpe sportive per garantire l'ammortizzamento dovuto alle continue sollecitazioni e quindi maggior comfort e stabilità. Utilizziamo le scarpe da ginnastica ogni giorno, consentendoci di fare chilometri di corsa senza usurarsi e mantenendo le loro prestazioni. Coperta isotermica. Da sempre la NASA ha sviluppato questo materiale, sottile e riflettente, rivestito di alluminio, utilizzato inizialmente per isolare elementi e sistemi elettrici. È stato adoperato sul telescopio spaziale Hubble, sui rover e in molte missioni con equipaggio, le missioni Apollo. Oggi viene utilizzato sotto forma di coperta isotermica. La sua leggerezza e praticità hanno permesso di utilizzarla in svariati campi, come le maratone o nelle sale operatorie. Si vede spesso nelle emergenze in mare o nelle operazioni di primo soccorso. Questa coperta ha un duplice uso: proteggere dal freddo o dal caldo, grazie alla sua capacità di riflettere l'infrarosso. In caso di ipotermia, si rivolge la faccia di colore argento verso il paziente, in modo che la coperta abbia la funzione di mantenere all'interno il calore corporeo. In caso di colpo di calore, invece, si lascia la faccia di colore argento esternamente rispetto al paziente, in modo che la faccia dorata interna abbia la funzione di facilitare la dispersione del calore corporeo e quella argentata di evitare che il calore da radiazione solare possa raggiungere la cute. Dal rivestimento dei veicoli di atterraggio lunare Apollo fino alle operazioni di primo soccorso è una testimonianza dell'utilità di questo materiale. Fotocamere HD. La base delle fotocamere moderne è il sensore d'immagine CMOS, inventato da Erik Fossum. È sicuramente la tecnologia più diffusa dall'Agenzia Spaziale, consentendo a chiunque di fare foto e video ad alta risoluzione con il proprio smartphone e non solo. Questa tecnologia era già stata tentata negli anni 60, ma i suoi costi elevati ne impedivano la commercializzazione. La JPL assunse Fossum nel 1990, chiedendogli di realizzare dei sensori per le immagini digitali, su macchinari che richiedessero meno tensione e fossero più piccoli e leggeri. Nonostante inizialmente alcuni suoi colleghi fossero scettici riguardo alla ricerca, nel 1997 molte aziende investirono su questa tecnologia. GoPro e altri produttori hanno dato posto di lavoro a centinaia di migliaia di persone grazie all'invenzione di Fossum. Oggi praticamente tutte le fotocamere e videocamere digitali utilizzano questa tecnologia, dalle reflex alle GoPro, alle telecamere di videosorveglianza o del settore automobilistico, fino ai nostri smartphone. Cuffie auricolari. Questo è un piccolo passo per l'uomo, un passo da gigante per l'umanità.
Il 20 luglio 1969, milioni di persone furono incollate ai loro televisori quando l'astronauta della NASA, Neil Armstrong, offrì queste famose parole tramite trasmissione dal vivo, diventando il primo uomo a mettere piede sulla Luna. Questa missione storica è stata trasmessa dalle cuffie di Armstrong agli auricolari del personale della NASA e poi al mondo. Per garantire che questo messaggio fosse trasmesso forte e chiaro a tutti, nei primi anni 60 la NASA commissionò alla Plantronics di sviluppare la migliore tecnologia di comunicazione auricolare. Oggi questa tecnologia si è evoluta sempre di più e ha come risultato finale cuffie leggere con Bluetooth utilizzate negli uffici, dagli operatori telefonici, nelle corse automobilistiche. Vengono utilizzate anche a casa. Infatti nel 2004 la Plantronics ha spedito più di 1 milione di cuffie alla Microsoft per consentire ai giocatori, possessori della Xbox, di giocare online l'uno contro l'altro. Può sembrare scontato fare una foto di un paesaggio, indossare delle scarpe o comprare un trapano, ma dietro questi oggetti si nasconde il sacrificio di uomini che hanno avuto il coraggio di guardare il cielo e spingersi sempre più lontano alla ricerca della conoscenza. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Per ora, grazie per aver seguito.